Avete presente quelle vecchie sale da tè inglesi, con gli arredi in legno, quadri alle pareti con scene di caccia alla volpe, luci soffuse, cameriere eleganti? Ecco, immaginatevi lì, seduti, in attesa del vostro grey tea, con biscottini secchi con marmellata di more o cioccolata. Bello, no? Ma sentite freddo. Sì, perché una sala da tè, come quella che vi sto descrivendo, deve per forza avere un camino, una stufa. Ci vuole calore. Il calore che anticipa quello della bevanda che vi stanno per servire. Il calore che vi fa sentire pronti, a posto, sereni. Il calore della legna che brucia e che si diffonde nella sala. Beh, è ciò che rende piacevole l'esperienza della pausa per il vostro tè. Quello che armonizza voi con ciò che vi circonda. Che vi predispone a prendere per il meglio ciò che vi accadrà. Ecco, Harvey era questo per Elwood. Era quello che gli dava calore, che lo metteva in grado di affrontare con serenità le esperienze che la vita gli riservava. Ho conosciuto Elwood nella mia e nella sua giovinezza. Eravamo forti, pieni di vita e di ormoni, ma allo stesso tempo impreparati. Guardavamo alle brutture del mondo, alle incertezze, ai tradimenti, con un senso di inadeguatezza e una paura ingiustificabili, vista la nostra giovane età. Beh, a me non è mai passata. Lui invece ha incontrato Harvey. Oh, gliel'ho invidiato tanto, eh? Avrei voluto anche io il mio Harvey. Ma Harvey l'ha scoperto Elwood. Se non avessi visto l'effetto che ha avuto sulla sua serenità e la sua sicurezza, non avrei questo rimpianto e non mi sentirei così solo. Perché siamo tutti un po' soli in questo nostro viaggio. Io avevo Elwood, sì, lui aveva me. Ma la nostra amicizia, pur bella e importante, era particolare. L'amore, il bene che due persone provano l'un per l'altra, non si traduce solo in una somma di forze. Per tante cose è anche una somma di debolezze. Non so dirvi se la somma di Harvey e Elwood era una forza o una debolezza. Probabilmente nessuna delle due. Era un rifugio sicuro, una mappa per non perdersi nel bosco, una lampada per illuminare la strada al buio. Harvey era una stufa accesa in una sala da tè in attesa che arrivasse il cameriere. Questo era Harvey.